viaggio. Raccontaci la tua esperienza. Ho sentito l'odore dello spray da dentro, perché lavorando di notte, questi vanno in giro di notte in due o in tre persone, e mi è capitato di correre via dietro. Non li ho presi, per fortuna loro, perché almeno per un mese, due mesi, tre mesi non andavano più a sporcare i muri. Quando vedi certe cose che ti fanno sui muri, come questa scritta qua che c'è qua, è orribile. Io, una roba del genere, se io li trovo, gli spacco le braccia, gli spezzo le braccia, perché non è possibile che una persona va a imbrattare un muro, e questo io non lo accetto. Oppure che me lo fai sul treno. Sul treno sai che c'è un costo. Chi è che lo paga? L'intento alla fine di un writer è proprio quello di intervenire in uno spazio pubblico senza avere un consenso. Ma non è uno spazio pubblico. Eh sì, questo no, è uno spazio pubblico. Non è uno spazio. Strada, è un luogo. No, di allora, uno spazio pubblico lo faccio per terra. Lo scrivo per terra, nessuno gli dice niente. Ma no, 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 non è la stessa cosa. Per terra non lo pulisce nessuno, tanto le macchine pian pianino lo fanno andare via. Non so perché lo fanno, io a me piacerebbe prendermi, prima spaccargli le dita e le mani, e poi chiedergli perché lo fai. Perché una scritta, qualsiasi cosa pasticciata sul muro non ha un senso. Il 99% della gente non è d'accordo. Questo disegno qua, non so se l'avete visto, era andato in televisione perché un ragazzo aveva scritto, aveva fatto sto stomino dicendo che era dedicato alla sua ragazza. Lì, se non andava in televisione, veniva cancellato subito. Dopo un anno e mezzo, due anni, c'è ancora. Se invece qualcuno viene così di notte e ti fa un intervento artistico, come lo intendi tu, direttamente sulla serranda lo terresti o lo cancelleresti? Se uno viene qua e mi dice io ti faccio un bel mazzo di spighe con due papaveri dentro, due panini, due micchette disegnate, io dico volentieri, ti do anche la pizza, ti regalo anche la pizza. Cioè, riesci a convincermi di farmi qualcosa di bello, ma se tu mi vieni e mi scrivi, io ti spezzo le mani. Io se vengo all'improvviso non è che ti disegno le spighe di grano, no? Sono d'accordo. Per esempio la scritta, comunque, sì, la mia tag, no, in maniera colorata, grande, no, in una bella forma, tridimensionale, non la terresti? No, una scritta che non mi dice niente, no. Vuoi fare un qualcosa che nessuno ti cancella, tu mi arrivi lì e mi fai un bel disegno e vedi che io non lo cancello, anzi, se tu ti dico io, mettici anche il nome, ma se non è bella, io dopo un'ora che tu l'hai fatto l'ho già cancellata, perché c'ho la vernice già apposta lì. Quando è stata fatta la casa nel 1929 c'era il panificio. Hanno scritto pane di lusso in tempo di guerra, perché nel tempo di guerra c'era solo pane nero. Il pane di lusso era il pane bianco. Quello che ti fa sorridere parecchio è quando lo vedi la gente che alza la testa e legge pane di lusso. Quando l'ho vista la prima volta mi è piaciuta. La moglie non era tanto d'accordo, voleva cambiarla. Invece no, sono riuscito a spuntarla io e a tenere le insegne. Perché è un'insegna che a Milano non so se ce n'è altri comunque. Sono dell'idea che è un qualcosa di vecchio, diciamo, è sempre bello tenerlo. Un ricordo anche di Milano com'era e del tempo passato comunque.